Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca: circa 90 grammi di hashish nascosti all'interno di una centralina elettrica sono stati ritrovati dai carabinieri di Monte San Savino durante i controlli nel territorio. I militari avevano notato movimenti sospetti intorno appunto alla zona del ritrovamento, che hanno proprio portato poi al nascondiglio che si trova proprio su una strada pubblica nel centro della cittadina della Val di Chiana. Un nascondiglio, spiegano i militari, che era verosimilmente utilizzato proprio per cedere la sostanza stupefacente e limitare il rischio di essere sorpresi. I carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente, che era già suddiviso in due involucri, e adesso le indagini proseguono per identificare gli spacciatori. E ancora allarme furti, questa volta i topi di appartamento hanno colpito nella zona del Bagnoro. Io sono preoccupato, anche stanotte sono stato 3 volte per vedere la luce delle scale, al primo piano c'è stato mio figliolo e la sua moglie. Cresce la preoccupazione tra i residenti della Bagnoro, frazione alle porte di Arezzo. Qui, infatti, nelle ultime 2 settimane è tornato a farsi sentire l'allarme ladri. Non è che è una cosa che fa piacere. Quando ci può stare tranquilli in casa nostra. Tre i furti tentati, uno invece quello andato a segno. Che noi abbiamo dovuto mettere l'allarme, tutto l'impianto e cerchiamo di stare sempre tutto il giorno a casa. L'ultimo in ordine cronologico lo scorso fine settimana, quando è stata presa di mira un'abitazione del paese. I ladri, dopo aver forzato l'ingresso, hanno fatto razzia di oggetti preziosi e denaro. La banda poi avrebbe tentato anche un altro colpo, cercando di entrare in una casa, ma senza riuscirvi. La sera alle 7. Alle 7:03 si misero alla porta lì, no? Allora il suo vicino l'avvisò. Altri episodi simili nei giorni scorsi. Nuovamente nel tardo pomeriggio alcuni malviventi erano stati messi in fuga mentre tentavano di introdursi all'interno di appartamenti. Tanta preoccupazione perché tutti i giorni ci sono qualcosa. Perché poi l'orario è dalle 6 alle 7, quindi è gente anche in casa. Adesso sono in corso gli accertamenti della Polizia di Stato, che sta portando avanti le indagini sui furti tentati o messi a segno, che in questi ultimi giorni hanno colpito a più riprese questa zona. Sembra presa di mira un po' questa zona. 2 ordinanze del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli in pochi giorni per cani potenzialmente pericolosi sono state emesse in seguito alle note proprio dell'azienda sanitaria. In entrambi i casi, dopo aver ricevuto le segnalazioni, ci sono stati ovviamente i controlli ed è stata stabilita la potenziale pericolosità degli animali. Ci sono stati episodi gravi tra cani, anche finiti con il decesso di chi ha subito l'attacco, ma appunto mai casi gravi, per fortuna, nei confronti delle persone, specifica Fabio Parca, responsabile del servizio veterinario della ASL Toscana Sud-Est. Le segnalazioni in questi casi arrivano ai sanitari dell'ospedale, oppure alla Polizia Municipale, che adesso, come sappiamo, ha anche un nucleo di agenti specializzato e che richiede appunto interventi di questo tipo. Sconcerto nella comunità dell'Orciolaia ad Arezzo per la scomparsa improvvisa del parroco Don Agapito, 50 anni. Lo hanno trovato morto alcuni parrocchiani della chiesa stessa sabato scorso, 18 febbraio, dopo l'ora di cena. Forse sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. La salma si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo. Era arrivato all'Orciolaia nell'estate del 2022 ed era molto ben voluto dai suoi fedeli, che adesso sono appunto sotto shock per questa morte improvvisa. Cambiamo argomento e parliamo invece del super bonus. Come sappiamo, il governo ha dato uno stop a questa misura e allora ci sono una serie di reazioni, ma soprattutto di preoccupazioni nel settore. Sentiamo ai nostri microfoni la presidente di Confedilizia Arezzo. Tema bonus 110 fa molto discutere questo provvedimento del governo, insomma, di pochi giorni fa. Quali sono però le difficoltà, ecco, del settore, di chi oggi ha tentato questa strada? Ma le difficoltà innanzitutto sono dei proprietari di casa, perché confidando in questo bonus 110% si ritrovano
magari a dover sborsare di tasca propria senza alcun ristoro da parte della pubblica amministrazione, quindi confidando in un bonus poi si ritrovano che il bonus non c'è. E anche delle ditte esecutrici dei lavori, perché comunque la ditta esecutrice nel momento in cui riceve l'incarico è chiaro che provvede agli ordini dei materiali che servono, come i cappotti, che tra l'altro hanno visto i prezzi lievitati negli ultimi 2 anni. Quindi magari anche la ditta si trova ad aver sostenuto delle spese che però poi non chi gliele rimborsa, punto interrogativo, rischiando di il fallimento, la chiusura. Un provvedimento che arriva a domande già inoltrate sostanzialmente dal punto di vista proprio dei proprietari, che cosa comporta? Cioè chi ha fatto questa domanda rischia di dover pagare di tasca propria i lavori che ha fatto. Certo, sì, c'è questo rischio qua. Oltretutto c'è da segnalare anche un problema che, pur essendoci state cessioni del credito, sconti in fattura, però attualmente, pur con l'approvazione da parte degli istituti di credito piuttosto che delle poste, però ancora i proprietari sono pochi quelli che hanno visto i rimborsi effettivamente. Quindi no. C'è una cessione del credito andata a buon fine, ma non c'è un ritorno della somma. Sì, no, le cessioni del credito a buon fine sono molto poche, molto poche. I proprietari hanno sostenuto di tasca loro, in prevalenza numerica, hanno sostenuto questi lavori di tasca loro. Questa è la realtà. L'altra questione che riguarda il vostro settore è quello della casa green. Anche su questo argomento, su questo provvedimento dell'Unione Europea, insomma, si fa un gran parlare, però l'Italia non è pronta. No, assolutamente, anche perché l'Italia comunque dovrebbe sostenere un grande sforzo. Si parla di mutamento di classi energetiche fino ad arrivare a emissioni zero, ma l'Italia è piena di edifici storici, cioè come si fa a avere un'emissione zero in un edificio del 400, io questo non lo so. Comunque il problema lo vediamo un pochino più avanti. È già arrivato, ma lo affronteremo al momento opportuno. Sicuramente anche questo sarà un problema. E proprio su questo argomento è in corso un incontro tra i vertici di Confedilizia e il governo, dal quale appunto la categoria spera arrivi un'apertura da parte del governo centrale. Adesso invece parliamo del comune di Arezzo, perché come annunciato circa un anno fa c'è stato l'ennesimo aumento dello stipendio proprio per il sindaco e la sua giunta e per il presidente del consiglio comunale, un provvedimento firmato dal segretario generale dell'ente appunto nel 2022, che fa seguito alla possibilità offerta dalla legge di bilancio del precedente governo Draghi. In base a questo provvedimento i compensi per gli amministratori aretini sarebbero raddoppiati nell'arco di un triennio. In particolare il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli passerà ad oltre 6.800 euro in questo anno, per poi arrivare a 9.600 invece nel 2024. La vice sindaca Lucia Tanti oltre i 5.000, passerà ad oltre 7.000 nel 2024, e così via appunto per gli assessori e per il presidente del consiglio comunale Luca Stella. Parliamo adesso invece di asili nido, allargare la platea dei bambini e delle bambine che possono beneficiare degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia e fare un investimento di qualità sul futuro della Toscana. Questo è l'obiettivo del progetto Nidi Gratis, fortemente voluto dalla Regione che ci ha lavorato fin dall'avvio di questa legislatura. La Giunta ha approvato la delibera con gli elementi essenziali appunto del provvedimento, che servirà a sostenere la frequenza al nido dei bambini e delle bambine di famiglie con ISEE fino a 35.000 euro per l'anno 2023 e 2024. Un intervento che sarà finanziato con 40 milioni di euro complessivi, risorse dal Fondo Sociale Europeo. Ha chiuso ieri all'Arezzo Fiere Congressi la 10ª edizione del Mercato delle Pulci, ormai davvero un grande evento calamita che attira nella nostra città persone anche addirittura da alcune città europee. Senta, che cosa si cerca in un mercatino come questo? Più che altro ci si diverte in un mercatino come questo. Poi che si cerca non si sa, capita di trovare tante cose, ma ci si diverte più che altro.
20.000 visitatori provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall'estero. Oltre 550 i banchi di svuota armadi, svuota soffitte, collezionisti e professionisti del vintage e dell'antiquariato. Sono questi i numeri della 10ª edizione del mercato delle pulci che nel fine settimana ha animato i padiglioni dell'Arezzo Fiere e Congressi, portando a casa l'ennesimo successo. Il mercato, nato nel 2012 a Campo di Marte con appena 16 banchi, è diventato ormai un evento vero e proprio che ha, come sempre, anche un'anima solidale. Tra i banchi delle varie associazioni presenti anche a questa edizione, la Croce Rossa, l'Auser e le tante realtà associative del territorio. Il ricavato nostro va tutto a finanziare i servizi per le persone, in modo particolare per le persone anziane, facendo gli accompagnamenti, facendo le attività di socialità, di ricreazione, facendo le vacanze al mare, insomma, ecco, per cui vanno tutti in servizi. Cerchiamo di un'offerta, ecco, soprattutto, non è proprio una vendita per noi. Noi cerchiamo di realizzare qualcosa per il mantenimento dell'associazione e quindi tutto va a fin di bene. Del resto noi aiutiamo le persone, siamo un'associazione che opera per l'invecchiamento attivo, perché noi vogliamo vedere le persone sempre giovani. Tante realtà diverse, il museo mostra di Subbiano di collezionismo e storia, che è una bellissima realtà. Insomma, cerchiamo di costruire sempre più una rete e di fatto c'è il gruppo di 6 di Arezzo Se, che fa una raccolta fondi per la Croce Rossa. Prossimo appuntamento indoor in autunno, settembre-ottobre, la data ancora non c'è, mentre in primavera, il 26 di marzo, tornerà nel borgo di Monte San Savino. Importante donazione per migliorare l'estetica e la qualità degli ambienti della casa di riposo Fossombroni ad Arezzo. Il gesto solidale ha visto come protagonista la ditta Sgrevi, che ha donato quasi 250 metri quadri di pavimentazione. Questa iniziativa permetterà di rinnovare ben 7 appartamenti al piano terra dedicati alla vita indipendente e affacciati sul giardino esterno, dando seguito all'attuale percorso di miglioramento e di restyling appunto della struttura. Si intitola Disperazione l'opera che lo scultore aretino Giovanni Pelini in arte Ilenep donerà mercoledì 23 febbraio all'ambasciata ucraina in Italia. Con questa scultura l'artista ha voluto rappresentare il dramma che sta attraversando il popolo ucraino a causa della guerra, della quale, come sappiamo, il 24 febbraio ricorre il primo anniversario. L'artista oggi più che mai, afferma Giovanni Pelini, ha il dovere, attraverso la sua arte, che è una voce universalmente comprensibile, di denunciare le aberrazioni che l'uomo sta compiendo su un altro uomo. Al via in questo fine settimana la stagione concertistica targata 2023 del Liceo Musicale di Arezzo. La stagione concertistica del Liceo Musicale di Arezzo ad ospitare i concerti il Salone Vasariano al Praticino. Questa è una tradizione che ormai va avanti da 10 anni, l'abbiamo voluta fortemente perché secondo noi ha veramente una valenza formativa molto molto importante, perché abitua i ragazzi fin da subito a suonare davanti alla commissione, mettersi in gioco, prepararsi per ottenere il risultato. Più di 50 tra gruppi da camere e solisti che si sono presentati di fronte ad un'attenta commissione di docenti per essere accuratamente selezionati e per poter partecipare alla nuova stagione musicale. Durante la stagione praticamente tutti gli strumenti saranno rappresentati, e stasera avremo una prevalenza di pianoforte, chitarre, flauti, nella seconda serata più archi, sempre tastiere ovviamente, e percussioni, e nell'ultima serata ci sarà un po' un mix anche con un intervento del coro. Al Teatro Vasariano anche un evento d'eccezione con un duo chitarra-pianoforte. Programma molto interessante che verte su passa da musiche di Diabelli dell'Ottocento per chitarra e forte piano, fino ad arrivare a musiche moderne addirittura composte dallo stesso Barceló, dallo stesso chitarrista, fino a musiche di Brauer, compositore cubano,
E ci sarà anche un brano di Boccherini, Introduzione Fandango. E per me è molto bello suonare per i ragazzi, ma specialmente adesso per il pubblico italiano e specialmente di più aretino. Premi agli automobilisti sportivi che si sono distinti nell'ultimo anno. Cominciano così i festeggiamenti per i 100 anni dell'ACI di Arezzo. In questo centenario, il 2023, noi celebriamo i campioni dell'anno scorso, quindi del 2022, quelli che si sono distinti nell'ambito dell'automobilismo sportivo. È importante perché i protagonisti stasera sono loro, quelli che hanno vinto durante questo anno, e è importante anche ricordare che non è solo la festa di chi è un grande sportivo, ma è anche la possibilità di ricordare come le gare automobilistiche siano un grande motore turistico ricettivo. 60 i campioni dello sport automobilistico premiati da ACI di Arezzo, che quest'anno festeggia anche il centenario della costituzione dell'Automobile Club. Si tratta dei piloti aretini che si sono contraddistinti nelle gare automobilistiche organizzate nel 2022 in diverse parti d'Italia. Immaginate che nelle gare che vengono ospitate nel nostro territorio accolgono migliaia di persone come pubblico, persone che poi albergano qua, mangiano qua e quindi vivono la nostra realtà, e soprattutto è un modo anche per tornarci. Quindi è anche un grande motore economico quello dello sport automobilistico, che l'Automobile Club sostiene convintamente e che quest'anno nel centenario ha voluto ricordare con questa iniziativa e con molte altre che si divideranno nel corso dei mesi. Quest'anno abbiamo vinto almeno 3 campionati italiani nelle varie discipline autostoriche, storiche in pista e in salita con Gregori, con Basagni e Marcello. Poi abbiamo vinto il CRZ, con il CRZ sarebbe campionato rally di zona, e campione anche Open Rally della Toscana con Mariotti, Davide Mariotti, quindi sono delle soddisfazioni direi non indifferenti. Inoltre abbiamo fatto anche l'assoluto nel trofeo a 112, che era appannaggio dei piloti del nord, quindi chiaramente abbiamo portato un primo e secondo posto anche in quella categoria, e credo che sia insomma una soddisfazione non indifferente per quanto riguarda sia l'Automobile Club sia lo sport in generale aretino. Quanta emozione questo premio Piero Comanducci ricevuto. Per ricevere questo regalo. Edoardo, questo premio Comanducci è il dono dei doni, perché con Piero abbiamo vissuto gran parte della vita sportiva motoristicamente parlando. Dal Mugello stradale, quando Piero faceva le riprese con la cinepresa, con la piccola cinepresa, e poi con il registratore prendeva l'audio, perché allora le cineprese non avevano l'audio, quindi poi nel montaggio doveva mettere i tempi giusti per mettere tutto visibile e ascoltabile. Poi con Piero abbiamo condiviso il primo rally nel Casentino, quando lui con Marzio Benincasa con la BMW correndo si classificò quarto assoluto. Poi abbiamo condiviso tutte le emozioni con la televisione Arezzo TV, il rally di Sanremo, Rally Emotion presentato al Teatro Ariston, Wonderful World, e poi Poker Rally, e poi questo ringraziamento e questa targa la condivido con tutti gli amici di Piero Comanducci, chi l'ha conosciuto, in modo particolare con la famiglia, la Stefania, la Raffaella, Marcello, perché queste sono le emozioni. Ringrazio l'ACI, perché l'ACI ha avuto questa grande bontà, perché Piero era Piero e perché. E a proposito di 100 anni, parliamo adesso invece di quelli che compierà l'Arezzo Calcio proprio in questo 2023. Intanto è andata davvero bene la votazione per il logo, appunto per il centenario, un'immagine circolare con il colore tendente tra il giallo e l'arancio, questo è il bozzetto vincitore, un richiamo proprio alla maglia del 1923. Ne abbiamo parlato con Matteo Marzotti.
parlando di questo centenario, un traguardo importante, molto sentito, ci sembra di capire dai tifosi. Veniamo proprio dalla votazione, se non sbaglio, anche del logo, giusto Matteo? Sì, esatto. Intanto grazie mille per l'invito. Ieri si è tenuta questa votazione, tra l'altro è stata una votazione molto sentita perché solo ieri allo stadio nel prepartita hanno votato 585 tifosi, e questo la dice lunga considerando che ieri avevamo intorno ai 1600 spettatori. Era la scelta, ieri erano chiamati alle urne, come si suol dire in questi casi, i tifosi, per la scelta di quello che sarà il logo del Comitato del Centenario, non tanto il logo della società, quanto il logo che poi accompagna il Comitato, chi si preoccupa poi di realizzare le iniziative nell'arco di questo anno fino al 10 settembre del 2023, e ovviamente serviva un logo, insomma, per differenziarlo, perché alla fine è nato un comitato dove dentro c'è sì la Società Sportiva Arezzo, però c'è anche il Comune di Arezzo, c'è il Museo Amaranto, c'è Orgoglio Amaranto, e quindi serviva a dare un'identità, insomma, a questo comitato. E in poche settimane abbiamo raccolto, chiedendo ovviamente il favore dei tifosi, insomma il lavoro è quello dei tifosi, abbiamo chiesto ai tifosi: disegnatelo voi il logo, fateci sapere quello che preferite, e poi attraverso queste votazioni abbiamo raccolto 22 bozzetti. Dispiace, e qui lo dico per la prima volta, che purtroppo 6 bozzetti sono rimasti fuori, perché purtroppo noi dovevamo chiedere la liberatoria poi per l'utilizzo dei loghi, così come dovevano essere loghi ex novo, non ci dovevano essere foto prese ad esempio da siti, archivi e quant'altro per problemi di diritti d'autore, insomma, come si sa. E alla fine ieri ho l'appunto perché sono tanti voti, con 188 voti ha vinto il logo numero 8, quello disegnato da Rocco Buonaiuti, insomma. Veniamo invece adesso al calcio giocato, perché appunto dopo il 2-0 sul Givi Borgo, Indiani è contento della prestazione degli Amaranto. L'Arezzo che mi piace, ha detto, è stata una vittoria meritata. Sentiamo. Questa partita credo abbiamo fatto una prima mezz'ora bellissima, forse una delle migliori di tutto l'anno, in cui meritavamo il doppio vantaggio sicuramente. Poi ci siamo un po' fermati, chiaro, un po' per stanchezza, così. Poi però essendo tempo siamo ripartiti bene, molto bene, insomma, vittoria larga, vittoria bella. Però complimenti a loro, perché è una squadra a differenza di tante altre che tenta sempre di giocare. Complimenti a loro, all'allenatore, perché sicuramente sta facendo un buonissimo lavoro. E non è un caso se abbiamo fatto una delle migliori partite con loro, perché è una squadra che gioca e fa giocare. Ma stai 3-0 dopo i 2, l'importanza è relativa, era più molto molto importante fare il 2-0 nel primo tempo, con tutte le innumerevoli occasioni che abbiamo avuto. Ecco. È stata una partita abbastanza intensa, molto, molto difficile, comunque siamo partiti molto bene, la prima mezz'ora abbiamo fatto una gran partita, dopo siamo riusciti a trovare anche il gol e dopo ci siamo un po', diciamo, abbassati, però ci sta, comunque abbiamo fatto 30 minuti a fuoco, dopo ci siamo abbassati. E dopo il secondo tempo siamo ripartiti molto bene, come sappiamo fare, siamo riusciti a fare anche il 2-0, però potevamo farne di più, diciamo. Siamo al basket, bene anche per i colori Amaranto appunto in questo sport, perché l'Amen Scuola Basket Arezzo ha vinto contro i primi della classe, il Cecina. Serviva la prestazione perfetta per trovare il successo esterno sul campo della prima della classe, e l'Amen di Coach Evangelisti non ha tradito le attese, sfoderando una gara ai limiti della perfezione, strappando i 2 punti in un campo molto difficile. La partenza degli Amaranto è subito concentrata, la difesa non concede molto spazio agli avversari, ma Cecina riesce comunque a chiudere avanti 16-10 la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto i padroni di casa provano poi ad allungare. Poco prima dell'intervallo Cecina prova un altro strappo, 37-30, ma Fornara sulla sirena segna una tripla importantissima per il morale della SBA, che si trova sole 4 lunghezze dagli avversari. Grande equilibrio nel terzo quarto, il primo sorpasso Amaranto arriva con 2 triple, prima di Pelucchi, poi di Fornara, che valgono il 51-48. L'Arezzo sfrutta l'inerzia positiva toccando più 5. Bracci e Bruni però richiudono il gap a meno 1 alla terza sirena. La partita sale di tono, Vaselovinovic segna 9 punti consecutivi
positivi che permettono all'Amen di avere qualche lunghezza di vantaggio prima che due triple di Turini e Bruni ribaltino di nuovo la gara. Le due squadre segnano due canestri per parte prima che a un minuto dalla fine la SBA faccia la giocata difensiva che indirizza a proprio favore la gara. Nell'ultimo possesso la squadra di casa ha due opportunità per il pareggio, ma Bruni e Puccioni falliscono il canestro. La palla torna all'Amen con Rossi che subisce fallo a 8 secondi dalla fine. Dalla lunetta il numero 10 Amaranto non sbaglia, chiudendo la partita sull'80-75. Altri due punti dunque in cascina per la SBA, che allunga tre partite e la striscia vincente. Adesso sabato prossimo ci sarà un'altra grande sfida al Palasport Extra con l'Amen che attende l'astosa Virtus Siena, lanciatissima dalla netta vittoria contro la Sibe Gruppo F Prato. Palla 2 sabato alle 19 al Palasport Extra. 80-75. Al termine di una partita molto chiudiamo la pagina dello sport parlando delle stelle del ring, il gran galà degli sport da combattimento che è tornato nuovamente ad Arezzo, ospitato ieri al Teatro Tenda di Viale Amendola. Siamo riusciti anche questa volta, abbiamo fatto un super evento, come vedete siamo soddisfatti, ma questo non è solo merito nostro, è di tutto il pubblico che è venuto presente, di tutti gli atleti che si sono allenati per tempo a fare, hanno reso un bellissimo spettacolo, e di tutti voi che ci date visibilità, le TV, i giornali. Ma io so che vuol dire stare lì sopra, che sono stato per tanti anni, di conseguenza cerco di dare ciò che ha bisogno un ragazzo, ciò che credo che io abbia bisogno, no? Perché non è che si indovina sempre. Senti, gli incontri come sono andati? Senti, gli incontri sono stati belli, qualcuno meno bello, ma quanto sta che comunque su il livello era altissimo stasera. Dove vuole andare questo sport, secondo te? Questo sport lo dobbiamo, intanto lo facciamo vedere a mezza Europa, perché passa su Sky, passa su Arezzo TV, diversi TV importanti. L'obiettivo è Danzon, entro quest'anno. Dove vuole andare? A me quello che interessa principalmente, oltre il bene dei giovani, è nella città di Arezzo, siccome mi ha accolto 21 anni fa, contraccambiare portando movimento, portando sport, portando benessere. Proprio così piano non me l'aspettavo nemmeno io, ma io sono felice, no? Più persone vedi più sei felice, quindi di conseguenza non mi aspettavo nemmeno che venivi tu oltretutto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.